GF VIP 7, Soleil sorge ai sarcastici a distanza con Ivana Mrazova e Sonia Lorenzini. Opinionista per una notte, anzi per due se consideriamo la puntata che andrà in onda lunedì prossimo. La presenza di Soleil sorge negli studi del GF VIP non è passata di certo inosservata. D'altronde quale era l'intento di Alfonso Signorini se non quello di creare rumore affidando la poltrona di Sonia Bruganelli all'ex vippona seppur solo per due dirette? Intento assolutamente riuscito se consideriamo le frecciatine che per tutta la sera Soleil si è scambiata con il suo ex. Luca Onestini. Una presenza scomoda anche per Antonella Fiordelisi, che dopo la puntata ha preso in giro l'influencer proprio con l'ex tronista di Uomini e Donne. Nessuna acqua tranquilla nemmeno fuori dagli studi e dalla casa di Cinecittà. Il primo a lamentarsi delle insinuazioni che la sorge ha rivolto nei confronti di Luca è stato suo fratello Gianmarco. Si è tolta qualche sassolino dalle scarpe anche Ivana Mrazova, storica ex fidanzata dell'attuale vippone. Alla modella cieca non è andata affatto giù la battuta se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli casini. Qualche segno l'avrò lasciato, no, pubblicando una storia Instagram in cui si vede in auto e una terza mano che inizia a contare. A corredo della foto, la frase fai dei conti, che qua qualcuno non sa farli. Ivana non ha menzionato Soleil, ma il popolo del web, da sempre astuto, non ci ha messo molto a cogliere il sottile messaggio. A prendere le difese di Luca Onestini anche Sonia Lorenzini con un tweet dove non è mancato un altro botta e risposta. Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l'altro con giudizio imparziale GFVIP se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandato avanti per un programma intero capendo che funzionava. Anche qui non poteva mancare la battuta al vetriolo di Soleil. Pensate sia finita qui? Ma anche no. Sono volati stracci, e anche seri. O forse carta igienica? Se consideriamo le parole della Lorenzini, direi quest'ultima. Volentieri perché saprei in tempi di crisi come utilizzarlo eventualmente in bagno, carta per struccarmi. Carta per togliere maschere non le mie, non elenco i mille altri usi che potrei farne.